Bravo, bravissimo, bravo, bravissimo, bravo, bravissimo. Ragazzi, cantate, perché se cantate producete endorfina e serotonina, che sono le molecole del piacere e del buon umore. Quindi cantate, ma chi se ne frega. Bravo, bravissimo, bravo, bravissimo. Ah, scusate, puntata numero 668. Sono felice, quindi in linea Marco e Dottore, che ci presenta le nostre eccellenze italiane. E poi arriva lui, Marco Carena, e cantate, chi se ne frega. Questo programma è offerto da... Morbidezza unica e ingredienti selezionati per deliziare il palato ad ogni boccone. Una tradizione di gusto e qualità italiana direttamente a casa tua. Tra gli ulivi d'Imperia dal 1910, le olive, il grande patrimonio della terra ligure. Olio extravergine d'oliva. Olio Raineri. Olio Raineri. Ovunque siate. Se non sai cosa fare, se non sai dove andare, se non vuoi restare chiuso in casa a sbadigliare, la festa è il grande evento, la moda del momento. Come ci si diverte, costa pioggia e costo vento. Lo vedi a TG Events, lo senti a TG Events, se guardi TG Events, TG Events, lo scopri TG Events, lo impari TG Events, soltanto a TG Events. Primo servizio, una mostra avventura, storie e leggende che si trasforma in un mito. Andiamo a Roma perché c'è Terza Pagina Magazine e c'è Alessandro Scarnecchia, il nostro giornalista meraviglioso tutto romano SPQR, che ci presenta questo servizio. In un buco nel terreno viveva un hobbit. Con queste parole l'autore ha dato inizio alla bellissima avventura di Bilbo Baggins e acceso una fervida scintilla in generazioni di lettori, svelando la terra di mezzo e i suoi abitanti. Hobbit e elfi, nani e uomini, gli stessi che non hanno mai smesso di accompagnarci in quella storia che è diventata leggenda e si è poi trasformata in mito. Tolkien, uomo, professore e autore, fino all'11 febbraio alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea a Roma. E se cantare, diciamo, fa bene, perché l'ho detto prima che fa bene, vi ricordate? Pensate a una bella risata e se volete ridere, andate in strada. Scendete in strada, magari beccate lui, Federico Do, con Risate di Strada. vai Federico! Mare, profumo di mare. Ah no, scusami, ho sbagliato, siamo in città. Federico Doc, smog, profumo di smog, pronto per questa nuova puntata di Risate di Strada. Io sono pronto, e voi? Greta, senti, volevo chiederti, qual è il colmo per un albero innamorato? Essere piantato. Brum, 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 iniziamo a scaldare i motori. Luca, senti questa che è meravigliosa. Cosa fa un gelato quando ha paura? Si squaglia! Allora, come si chiama quell'animale preistorico che brontolava sempre? Brontolosauro. Cosa mangia un polpo cannibale? Beh, mangia una polpetta. Ciao amici del TG Events. Visto, che bacio, che classe! Ci vediamo tra una settimana, eh? Tu sarai con noi? Certo, sì.
E poi all'improvviso è arrivata lei, si chiama Mina, un meraviglioso avvistamento. Dalla Maremma Toscana il giornalista Carlo Sestini ci parla di... Dall'Ombrone al fiume Niger, in Mali, 3200 km in linea d'aria, questo è il tragitto che ha seguito Mina, la femmina di falco pescatore nata in uno dei nidi del Parco della Maremma nel 2023, segnalata qualche giorno fa vicino a un duobongo sul fiume Niger dopo aver attraversato il deserto del Sahara. Tra i vari nati di quest'anno, Mina era l'esemplare che meno si era allontanata dal proprio nido con un timido spostamento fatto a settembre per raggiungere il medio corso dell'Ombrone, poco lontano da Paganico. Un volo di prova evidentemente per prendere coraggio e cimentarsi nella grande traversata. Mina è partita verso sud l'8 novembre, già il giorno successivo il suo GPS la segnalava in Tunisia, pronta per attraversare il deserto del Sahara. Dal deserto nessun segnale a causa dell'assenza di copertura della rete che lo trasmette, ma 9 giorni dopo, il 19 novembre, ecco di nuovo apparire Mina sulle sponde del fiume Niger. Un viaggio che ha dell'incredibile, ma che pure è all'ordine del giorno per questi rapaci dalla muscolatura d'acciaio ma dal peso di circa 1,5 kg. L'attento monitoraggio del lungo viaggio è stato possibile grazie al lavoro dei ricercatori coinvolti nel progetto Falco Pescatore, che dal 2002 si è posto l'obiettivo di ricostruire una popolazione nidificante di questo rapace nel Parco della Maremma. Nel 2011 la prima nidificazione nell'area protetta, per poi estendere il progetto alla Diaccia Botrona, la riserva statale e oasi WWF Laguna di Orbetello e altri siti in Italia. Oggi le coppie nidificanti in Italia sono 6, di cui 5 in Maremma, e per chi vuole avere un incontro ravvicinato con i rapaci consigliamo una visita al Parco della Maremma l'11 febbraio, una giornata dedicata ai rapaci con la visita ai principali e più suggestivi habitat accompagnati dai ricercatori dell'ISPRA. Ma un altro giornalista ci chiede la linea, perché noi mai siamo invasi da ambasciatori giornalisti. Lui ci parla di gusti, sapori, tradizioni, folklore, insomma, però tutto ciò che è legato alla cucina italiana. È un ricercatore, è un giornalista enogastronomico particolare, si chiama Stefano Pezzini. Una garanzia? A volte sì, e a volte anche. È la seconda salsa italiana più famosa al mondo dopo il ragù e il pesto, un vanto della Liguria. Non è una salsa particolarmente antica. Le prime cuciniere nel 1860 parlano di salsa al basilico, ma mettono del formaggio olandese, non mettono tante cose che ci sono oggi. Negli anni 30 del Novecento comincia a essere codificata e man mano si evolve, sino ad arrivare alla struttura di oggi, che vuole il basilico DOP di Genova, l'olio DOP della Riviera Ligure, i pinoli mediterranei, Meglios di Pisa, dopodiché l'aglio, Meglios di Vessalico, il parmigiano reggiano e un po' di fiore sardo, pochissimo sale. E questa è quella ricetta, non dico classica, ma quella più accettata. Poi nel passato ognuno metteva quello che voleva. Chi non aveva i pinoli metteva le noci, chi non aveva il parmigiano reggiano metteva un altro tipo di formaggio e il risultato era sempre buono. Addirittura qualcuno metteva una noce di burro per dare cremosità al tutto. L'importante è che siano genuini il basilico, assolutamente ligure, se no si alimenta, e l'olio assolutamente ligure perché non è invasivo. Quindi mangiate il pesto, fa bene, è buono. Stefano Pezzini, alla ricerca del gusto. L'acqua è un bene prezioso e non va sprecata. Se poi ci aggiungiamo quelle un po' di gasse e la da rubinetto la e poi la mettiamo in e poi ce la beviamo, insomma, l'acqua, ragazzi. L'acqua è un bene prezioso ed io vi presento Sparkling, il frigo gasatore di tecnologia tedesca che gasa la tua acqua direttamente dal tuo rubinetto. Piccolo, compatto, sicuro, che non inquina e non necessita di assistenza continua. Acqua fresca, gasata, naturale, da casa tua. No plastica, no ingombro, no contributi annuali. Compri una volta ed è tuo per sempre. 4 elementi per gasare l'acqua del tuo rubinetto e salute. Vuoi saperne di più? www.viziotechnic.com. Il vizio di fare le cose per bene. E adesso un premio speciale dagli amici del Bergamotto, dal Museo del Bergamotto di Reggio Calabria. Insomma, questo servizio ha girato un po', diciamo, tutta la regione. In Calabria l'hanno visto in più luoghi, tra la Sila, l'Aspromonte e il mare. Mancava su TGV in television e noi ve lo serviamo praticamente così.
E si è appena conclusa la quarta rassegna del giornalismo agroalimentare e agroindustriale a Reggio Calabria. Una grandissima manifestazione, una grandissima kermesse. Ma sentiamo il factotum, il presidente Vittorio Caminiti. Vogliamo accendere un faro su quelle aziende, quei consorzi, quelle cooperative che, rispettando l'etica e il lavoro, naturalmente rispetto alla gente che opera nelle loro aziende, si preoccupa di fare qualità e fare qualità che rappresenti il Sud Italia. Quindi noi siamo molto soddisfatti di questo, ma ancora di più accostiamo a queste imprese, a questi consorzi, a queste cooperative, dei giornalisti di fama nazionale che meglio hanno salvaguardato quelle che sono le tipicità, le eccellenze gastronomiche del Sud Italia e che hanno un occhio di riguardo a quella che è naturalmente il risparmio nell'utilizzo delle materie prime senza alcun spreco. E quindi abbiamo avuto quest'anno proprio le persone giuste che possono identificare con la loro figura quello che è il nostro obiettivo, il nostro progetto. È un'occasione per scoprire quei valori che sono stati denigrati, dimenticati, sminuiti per troppo tempo, e sminuendo quello che un uomo fa e una regione fa, si sminuisce la persona. È un'educazione alla minorità, al colonialismo. Quindi partire dal bergamotto e dal profumo di bergamotto è un profumo di civiltà che viene recuperato, si torna protagonisti. Non potevamo non premiare Luca Galtieri, che è la persona che meglio sa stimolare i giovani dell'Istituto Alberghieri, perché se noi lavoriamo sui giovani dell'Istituto Alberghieri avremo una ristorazione di qualità, non avremo molto spreco alimentare e faremo mangiare meglio chi mangia nei ristoranti. Quindi è un premio meritatissimo quello a Luca Galtieri. Il messaggio è forte e chiaro, arriva anche dalla Calabria. Io in Calabria ho ricevuto questo premio davanti a queste persone, devo dire, meravigliose. Tanta energia, tanta passione, quindi sono estremamente felice di dire grazie Calabria, ritornerò. Concludiamo con un brindisi speciale a base di bergamottata spritz, aperitivo esclusivo di benvenuto a base di bergamotto di Reggio Calabria, prosecco e castagliaia e ginger beer. No, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina? Ancora una volta, quindi, grazie e complimenti al Museo del Bergamotto di Reggio Calabria per questa stupenda quarta edizione, appunto, della rassegna del giornalismo agroalimentare. Da Reggio Calabria, quindi, è tutto. Da Massimo Mercuri è tutto. Alla prossima. E now, potrei dire in italiano, e adesso fatevi un bel regalo di Natale. Come? Semplice. Come nasce un cretino? Siete curiosi? È dedicato a tutti voi che in qualche maniera mi sostenete e vi ritrovate a sposare la filosofia del cretino si nasce. Preso atto che al cretino doc i fatti accadono in maniera naturale, è caso di dire che è nato ufficialmente il mio libro Come nasce un cretino, da grande e da piccolo. Quindi cosa aspettate? In tutte le librerie d'Italia entrate e salutatemi il libraio o la libraia, dite che sono simpatici e un po' cretini, perché se sei cretino stai bene, e se stai bene la vita la affronti ancora meglio, perché la vita va affrontata a colori. Come nasce un cretino, Luca Galtieri. Vabbè, non litigate a casa, adesso so che avete sempre un amico da consigliare, ma in questo caso Come nasce un cretino va bene per tutti. Pathos Edizioni Luca Galtieri, un consiglio letterario direttamente dallo scrittore. L'ho detto. Signori, e adesso Andrea Evans, l'ambasciatore milanese, va a Brescia, si allontana un po' dalla sua Milano, e ci confeziona un servizio meraviglioso, tanti VIP, musica, un evento mondano, e l'ha colorato e servito anche lui in perfetta armonia. Devo dire così? Ho già detto così. Pronti a partire per Brescia alla scoperta della grande bellezza. Siamo qua con il mitico, l'unico e il più grande, chi è? Garrison Rocha. Ah, sì, ciao Garrison, ciao. Non ti abbiamo visto ballare, ma ti abbiamo visto cantare. Ma mi avete sentito cantare? Sentito cantare. Com'è andata?
Guarda, vuoi che faccia come la Celentano? Come preferisci? No, la tua gol non aveva il collo del piede. Esatto. Ecco. Ok, va bene. No, bravo, bravo, dai. No, bravo. Ma per me era importante, mi sono ricordato le parole. Capito? No, comunque, seriamente, bravo, complimenti. Beh, vabbè, ma sei un artista a 360 gradi, canto, ballo, beh, ballerino non parliamo. Allora, io ti dico... Sei il numero uno in Italia. Odio. Beh, vero, sai che cos'è? Guarda che io avevo deciso, quando ho lasciato Amici, di cimentarmi in altre cose. Allora, lasciato Amici, ho cominciato a studiare seriamente canto e recitazione. E devo dire che le cose stanno andando bene, perché a gennaio esordio come... attore in un musical che si chiama Saranno Famosi il Musical. Allora, siamo in compagnia di Alfonso Senatore. Lui è un noto imprenditore. Grazie. Ciao Alfonso. Ciao. Imprenditore. La bellezza dell'imprenditoria, soprattutto dell'imprenditoria italiana. Noi seguiamo tanto quello che è la bellezza, l'imprenditoria e lo spettacolo, perché lo spettacolo è quello che fa imprenditoria poi in finalità, perché l'imprenditore segue lo spettacolo e lo spettacolo segue gli imprenditori. Se non ci fossero gli imprenditori, diciamo che gli imprenditori, diciamo che sono... lo spettacolo andrebbe a decadere, perché tanta pubblicità... va a seguire proprio l'imprenditore, esatto. Che poi lo spettacolo e poi funziona. Sono il motore, sì, della nostra Italia. Siamo con l'assessore Walter Mucchetti, assessore lavori pubblici. Lavori pubblici, polizia locale. È quello che ci ha dato la multa questa sera, no? Probabile. Un uomo non scherza. Anche perché qui siamo in zona ZTL, esatto, ricordiamo. Esatto. Beh, cosa dire, la grande bellezza nei comuni. Assolutamente sì, i comuni restano un po' i municipi, il punto di riferimento di tanti nostri concittadini. In molte parti dello Stato non vengono riconosciute, i comuni, i sindaci, il territorio vive di questo, ma le istituzioni sono una piccola parte. Bisogna fare sistema e Brescia sa fare sistema. Il sistema Brescia è molto forte, manifattura, e con Capitale della Cultura siamo diventati una centralità anche da un punto di vista del turismo e dell'accoglienza. Abbiamo delle valli, abbiamo dei laghi, è una città bellissima che vi invito a venire a vedere, non a caso è diventata capitale della cultura con i nostri cugini bergamaschi. Regione Lombardia, con noi un esponente, consigliere della Regione Lombardia, Jacopo Dozzo. Buonasera Jacopo. Buonasera a voi. È sempre un piacere vedere esponenti della regione in questi appuntamenti, e ricordiamo poi Brescia e Bergamo, capitali della cultura. Assolutamente sì, capitale della cultura, e sicuramente un evento così importante come quello di oggi, la grande bellezza, è sicuramente una ciliegina sulla torta, quindi è sempre bello essere appunto presenti in queste circostanze. Assolutamente sì, a noi fa piacere avere sempre le istituzioni al nostro fianco, perché comunque l'importanza di voi, istituzioni di Regione Lombardia, che segue con attenzione lo sviluppo economico, sociale e culturale delle nostre bellissime città. Con Gino contro ogni guerra, una bellissima mostra tra arte e musica si è appena svolta ad Osnago in provincia di Lecco, e questa è la sintesi. Sono Michele Ciarla, il presidente dell'associazione culturale La Voce del Corpo. Al mio fianco il direttore artistico maestro Bruno Freddi, nonché autore della grande tela dedicata a Gino Strada, che è stata recentemente esposta nei comuni lombardi. La manifestazione ha come titolo Per Gino contro tutte le guerre e prevede una grande mostra d'arte del maestro Bruno Freddi e l'esibizione di due gruppi musicali, i Sulut Humana, già vincitori del premio Tempo Giovani, e gli Ambarabacci Cicocò, un concerto di musica d'autore. L'evento, in collaborazione col gruppo volontari di Lecco, ha come finalità la raccolta fondi per finanziare le iniziative di Emergency attraverso la vendita dei quadri esposti e dei libri d'arte per promuovere la pace e la convivenza fra i popoli. Let's hope it's a good one.
TGM Television è una fucina di talenti, sempre alla ricerca di qua, di là, dove si trovano, noi li cogliamo e ve li serviamo. Questo talento è molto particolare. Ciao. Ciao amici di TG Events, sono Fabio, il tastierista del BDS Rock, una formazione torinese che da molti anni realizza videoclip tra Monferrato e Langhe. Quest'anno l'ultimo lavoro è Lunare, perché la nostra ultima canzone si chiama appunto Luna, e per lei abbiamo scelto il posto più magnetico e lunare che ci fosse nel Monferrato, una gigantesca cava di gesso nella quale abbiamo ambientato le riprese insieme al sindaco di Coconato, Umberto Fasoglio, che ne è il protagonista assoluto. Un astronauta che raggiunge noi musicisti che ci troviamo sulla Luna idealmente, e vogliamo in questo modo far parlare di Coconato come il paese della Luna. Quindi vi invito a guardarlo, spero che vi piaccia. Ci seguite sulla pagina, ci trovate sulla pagina UDS Rock. Ciao! Ma oggi la luna è piena, sarà una grande sera, la puntata 668 finisce qua. Cantare fa bene all'anima e al corpo, ovunque voi siate, di corpo. Cantate ovunque. E adesso vi posso solamente dire che la puntata potete rivederla sul tgevents.it, il portale giornalistico italiano degli eventi. Visitatelo, è meraviglioso. Poi siamo sui social, Facebook, Instagram, Instagram, Facebook. E un click, e un mi piace. Potete farlo anche cantando. Mi piace! Basta che cliccate. Bene. Ci siamo! Copia, incolla. Ma questo è il mondo del social. Condividi. Quindi parliamo di Facebook, Instagram. Invia video. Ma tu ti senti pronto così vestito? Prontissimo. Allora sono pronto anche io. Ed infine due comunicazioni importanti. La prima, i vostri eventi su TG Event Television è semplice, scriveteci info@tgevents.it. Più originale, più particolare, insomma più è curioso e sfizioso, noi lo mandiamo in onda. E voi potreste essere anche l'ambasciatore di questo servizio. Quindi che aspettate? Ribadisco info@tgevents.it. E poi infine il messaggio va a tutti gli imprenditori italiani. TG Event Television è una vetrina amica per tutti. Quindi utilizzateci, telefonateci 0182 554886. Risponde lui. Ma che bel fiore, Marco Dottore. Alla prossima settimana. Ciao Luca Maragnao. Gnagnao. Questo programma è stato offerto da... Tra gli ulivi d'Imperia dal 1910, le olive, il grande patrimonio della terra ligure, olio extravergine d'oliva. Olio Raineri! Olio Raineri! Ovunque siate! Morbidezza unica e ingredienti selezionati per deliziare il palato ad ogni boccone. Una tradizione di gusto e qualità italiana direttamente a casa tua. Se non sai cosa fare, se non sai dove andare, se non vuoi restare chiuso in casa a sbadigliare, la festa è il grande evento, la moda del momento. Come ci si diverte con sta pioggia e con sto vento?